Gelata, cubetti di ghiaccio piovono dal cielo quando Narciso non trattiene la conclusione di imparato e Maiorino deposita a porta sguarnita. L'illusione del Sorrento dura però il tempo, D'Angelo imbarca acqua e stende canotto, non arriva ma in area di rigore. Rosso e penalty che Maiorino realizza, ristabilendo le sorti di una contesa. La ripresa lazzanese si presenta in campo per un attaccante al sole per cercare di riagguantare il pane. Ma al 66esimo è ancora il Sorrento ad andare in rete con Canotto che trafigge l'estremo di contro lazzanese con un destro dolentissimo. Il resto della partita è normale amministrazione. Il Teramo passa a Sorrento per 3-2, vittoria ancora dallo sotto finito. Il quinto e ultimo minuto di recupero Teramo che era solo sotto in vantaggio. Il prota è stata una gol tirata, porta la porta di Polizzi al centro del ricordo c'è il al posto di Benzi. Abbracciato Canotto dai compagni di squadra, nel Teramo entra Petrella al posto di Sassano, ma been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover. Move on. You watch me bleeding till I can't breathe, shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, tripping over myself.
drunk to a flame. Oh, you lured me in, I couldn't sense the pain. Canotto non riesce però a sviluppare tutta la sua velocità, ci riesce in questo momento, palla in mezzo, Berretti, rete, e c'era quasi da aspettarselo il gol di Matteo Berretti. Matteo Berretti, 12 gol stagionali nell'inedito ruolo di centravanti, sonnecchia per buona parte della gara e poi, piazza sempre la zampata vincente. Matteo Berretti, 12 gol per lui in questa stagione da dicembre, lo vogliamo dire da dicembre. Berretti, ottimo il pallone in profondità per Canotto, Canotto, rete di Canotto, spettacolo dell'Agropoli in questo momento, tre passaggi. Grande già l'azione di Michele Siano che va via col tacco, serve Matteo Berretti che con il contagiri. Serve sulla corsa Canotto che a dire la verità meritava il gol per le occasioni prodotte e per l'assist a Berretti. Essere sinceri, Russotto l'avrei fatto giocare così in termini teorici per tutta la partita. Occhio però ancora una volta, e ve l'avevo detto, a Canotto che fa pareggiare a questo punto il Melfi
il Melfi che va in gol al minuto 78esimo con la grande girata di Canotto dal limite dell'area di rigore. Guardate quello che fa Canotto, Nunzella lo lascia correre, Canotto è il palo di Bastianoni, ma ne ho dette già abbastanza.